Ancora un fine settimana dedicato ai 30 anni del gemellaggio con la città di Rastatt, quello che è stato organizzato dal coro cappella musicale del Duomo di Fano, che sempre quest'anno a Natale festeggerà il suo decennale con il coro della cattedrale della città tedesca. Ci sembrava una bella opportunità sia per noi come cappella musicale, sia per l'amministrazione comunale di chiudere, diciamo così, l'anno celebrativo in maniera bella, piacevole e ricca dal punto di vista culturale. Il programma pensato per gli ospiti che arriveranno giovedì alle 17.30 prevede diverse iniziative fino alla giornata di sabato. Venerdì mattina avranno la possibilità di visitare le cantine Terra Cruda di Frate Rosa, mentre nel pomeriggio potranno ammirare le bellezze della città, come la Fano Romana e gli scavi archeologici grazie ad una collaborazione con l'Archeoclub. La giornata si concluderà nella Cattedrale di Cagli, dove si esibiranno in concerto con il coro locale e quello fanese. Il 7 novembre invece, dopo la visita alle chiese della città della Fortuna, a mezzogiorno verranno accolti in municipio dall'amministrazione comunale. Alle ore 18 poi il vescovo Armando Trasarti celebrerà una santa messa in Duomo che sarà lietata dal coro fanese con 25 componenti più un gruppo formato dai giovani, detto dei Pueri Cantores, con quasi 30 ragazzi e quello di Rastatt con 28 coristi. Ben tre cori, quindi da noi come cappella musicale del Duomo di Fano, dalla nostra formazione più giovane dei Pueri Cantores e naturalmente dal coro ospite, il coro di Rastatt. E proseguiremo con un concerto finale dove appunto il coro di Rastatt si potrà esibire, insomma, e allietarci, ecco, con la loro splendida musica. Insomma, in questi giorni a venire Fano, insomma, sarà piena di cantori, ecco, un'esperienza unica.